Benvenuti nel nostro spazio di informazione sindacale in collaborazione con la CGIL, sempre dalla tua parte. In questa occasione parleremo di emergenza abitativa, emergenza sfratti. Lo faremo con Patrizia Villa, segretaria Assunia CGIL Provincia di Livorno, della segreteria confederale CGIL, proprio con Delega Casa, e con Giulia Biagetti, Assunia CGIL Provincia Livorno. La questione sfratti, la questione emergenza abitativa, che tra l'altro è un diritto costituzionale, un diritto compreso nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, è però una delle questioni più annose nel nostro territorio, nel nostro paese. Una situazione che è stata, possiamo dire, congelata con il cosiddetto blocco degli sfratti nel corso della fase più acuta della pandemia, però lo ricordiamo, con il 31 dicembre, appunto, è terminata, diciamo, la de definizione, la decisione di non eseguire gli sfratti. Questo, diciamo, ha ricomportato tutta una situazione di aggravamento adesso sul territorio. Quindi chiediamo, proprio partendo da Patrizia Villa, qual è la situazione nel comune di Livorno, nella provincia di Livorno, sul fronte sfratti, sul fronte emergenza abitativa. Dal mese di febbraio abbiamo cominciato a ricevere l'elenco degli sfratti che il Tribunale ci manda. Questo grazie al protocollo che abbiamo sottoscritto con la Prefettura e con il Comune, all'interno del quale abbiamo tentato di graduare e di affrontare gli sfratti esecutivi. Quindi ci arrivano gli elenchi, e da questi elenchi già avevamo visto nel mese di febbraio-marzo una ventina di sfratti subito iniziali. Fate conto che durante il blocco degli sfratti non ce n'erano, ovviamente. L'ultimo calendario ne porta ulteriori 50, quindi stiamo parlando di Livorno e Colle Salvetti, sono 70, e sono quasi tutti di morosità incolpevoli, che comunque, anche quando si tratta di finita locazione, se l'inquilino non se ne va è perché probabilmente non ha un'alternativa dove andare. Per quello che riguarda il resto della provincia, la situazione, a parte, ho visto stamattina c'era un grido di dolore da Cecina, che parlava, no, di un centinaio di richieste. Quindi per un piccolo comune come Cecina è evidentemente un grosso grido di allarme. Stiamo facendo, insieme a Giulia, il giro di tutti i comuni della provincia per sentire qual è la situazione, e tutti ci stanno dicendo che purtroppo il problema è in aumento, più o meno. Ma poi la cosa che vorrei segnalare è che sul sito del nostro tribunale non sono segnalati i dati delle udienze, proprio non ci sono. Questo mette in difficoltà i comuni della provincia, perché Livorno le riceve direttamente dal tribunale, il resto della provincia non le riceve, e quindi sono costretti a stare alla segnalazione del cittadino. E questo è un modo di rincorrere il problema e non di prevenirlo. Ecco, tra l'altro la CGIL, insieme agli altri sindacati, ha organizzato a fine marzo un presidio davanti alla prefettura di Livorno. Il giorno successivo un viaggio a Roma, era presente proprio Giulia Biagetti per portare le proprie istanze al governo. Che occasione è stata? Che cosa avete chiesto in quell'occasione? Sì, abbiamo presentato una piattaforma unitaria, e soprattutto abbiamo tenuto un tavolo periodico e strutturale sul tema dell'emergenza abitativa, e in particolare sull'attenzione per la situazione degli sfratti. Le proposte sono, prima di tutto, quella di rifinanziare il fondo della morosità incolpevole. È uno degli strumenti più importanti che abbiamo, proprio perché attraverso il riconoscimento dell'incolpevolezza della morosità si possono attivare anche delle misure di sostegno. Appunto, a quel percorso che seguiamo insieme agli uffici casa all'interno di specifiche commissioni, proprio per far sì che chi è andato in difficoltà con l'affitto e non riesce più a pagare possa avere degli aiuti. Sono sia la continuità di locazione, sia un equo indennizzo, sia un passaggio da casa a casa. Ci sono delle misure che ristorano i proprietari delle mancate mensilità del canone percepito, come così altre, il passaggio da casa a casa per trovare delle nuove abitazioni e iniziare un nuovo contratto di affitto. La difficoltà, e quindi la situazione che abbiamo presentato a Roma, è quella della carenza di case. Quindi non abbiamo delle soluzioni abitative tali da poter permettere di fare questo passaggio. La situazione ovviamente è sia per quanto riguarda le abitazioni pubbliche, quindi non abbiamo in questo momento, abbiamo finito le abitazioni, la percentuale
di case a disposizione per l'emergenza abitativa, così abbiamo delle difficoltà sugli alloggi privati, perché tantissimi privati mettono delle condizioni molto stringenti per ottenere un affitto, busta paga sicura e stabile, un lavoro stabile, delle garanzie, e questo per tantissime persone che sono in difficoltà e che hanno lavori precari, così come per giovani, sono delle situazioni impossibili da poter sostenere ed affrontare. Quindi questa è la difficoltà che abbiamo. Una delle proposte che infatti abbiamo portato avanti nei tavoli anche con i comuni del territorio è di avere delle soluzioni anche temporanee per aspettare che i nuclei in difficoltà possano poi accedere all'ERP, per cui all'edilizia residenziale pubblica, e quindi trovare delle soluzioni temporanee proprio dove poter far stabilire le famiglie che sono in difficoltà. Ecco, il lavoro con le istituzioni, il lavoro che il sindacato sta portando avanti sul territorio, Patrizia Villa, qual è il rapporto e anche insomma, la collaborazione che avete in campo? Io credo che siamo molto virtuosi. Un esempio vorrei dire, perché il nostro protocollo, quello che ho citato prima, che io chiamerei Nessuno vada per strada, è stato elaborato prima di tutti a Livorno. C'era un precedente a Milano, qualcosa a Bologna, ma il nostro ha una caratteristica particolare che blocca lo sfratto almeno per 6 mesi in attesa che vengano trovate soluzioni. Però adesso siamo a un punto morto, perché come diceva Giulia, se le case non ci sono è voglia di aver messo, no, tutti i paletti possibili. E quindi il lavoro che stiamo facendo in questo momento è quello di provare a reperire alloggi che reggono il colpo di queste famiglie, che sono tante, perché se si parla di 70 ora, io penso che di qui alla fine dell'anno non saranno meno di 150. E consideriamo che una città come Firenze a oggi ce n'ha 80. Quindi vuol dire che Livorno è in una situazione di difficoltà 2 volte superiore al resto, diciamo, della regione. Che cosa abbiamo proposto a quel tavolo? Allora, la prima cosa che è stata assolutamente recepita anche nella proposta che il Comune sta facendo sul nuovo regolamento urbanistico è quella che viene chiamata case volano. Allora, le case volano sono una serie di edilizia biosostenibile che dovrebbe essere insediata in una parte centrale della città, grosso modo abbiamo capito Coteto, questa è l'area che è stata individuata, nella quale dovrebbero sorgere queste case volano, cioè luoghi di transito verso una situazione più stabile, sia essa l'ERP, come diceva Giulia, oppure, diciamo, sperando che le famiglie superino un momento di difficoltà passata la pandemia, ovviamente possono tornare sul mercato libero. Cioè, consideriamo una cosa, e questo è un altro dei punti che c'è nel nostro documento, serve anche una moratoria dei mutui, perché l'80% degli italiani sono proprietari di immobili. In questo momento sono in forte difficoltà sul pagamento dei mutui, le banche e tutte, diciamo, le agenzie finanziarie sono piene di appartamenti molto spesso non utilizzati, la gente perde la casa e su questo genere di utenza non c'è nessun tipo di intervento. La morosità incolpevole sì, l'emergenza abitativa sì, chi invece perde la casa perché il suo lavoro è andato in difficoltà, sentivo oggi alla radio una signora che diceva questa cosa. La mia piccola azienda ha perso 500 euro in 2 anni, abbiamo arretto la botta, siamo anche disposte a sacrificarci ancora un po', però poi concludeva questa imprenditrice, ma non per alimentare l'industria della guerra. E questo è un elemento che credo sia trasversale, no? Certo, anche perché siamo passati da una fase di pandemia che comunque tuttora è in corso, ma che diciamo, di cui stiamo pagando adesso gli effetti, a una crisi internazionale globale con una guerra in corso, quindi sicuramente una situazione non facile. Però sulle proposte, Patrizia Villa, che avete proposto questa idea delle case volano, che risposta da parte delle istituzioni c'è stata? Comunque è una proposta anche interessante punto di vista proprio organizzativo, urbanistico della città. No, il Comune di Livorno l'ha inserita nella proposta, quindi è sicuramente una cosa che è partita. Ci hanno dato i tempi, abbiamo fatto un incontro pochi giorni fa
E fra, non è tanto per la costruzione, perché sono costruzioni molto veloci. Sì. Il problema è tutta la parte burocratica, per cui fra i bandi, una cosa e un'altra, stiamo parlando di un paio d'anni. Un paio d'anni non sono pochi, perché non abbiamo bisogno qui e ora. E quindi avevamo provato a fare una proposta, ovviamente ne siamo consapevoli della difficoltà, cioè facendo una considerazione molto semplice. Gli strumenti che diceva Giulia, quelli per la morosità incolpevole, quindi l'indennizzo, il passaggio da casa a casa, tutte queste cose, possono coprire attraverso diciamo, una contribuzione che dà al comune, grosso modo, 2 anni di affitto per le famiglie. Sono esattamente 2 anni che servono per le case Volano, no? Quindi abbiamo provato a introdurre questo elemento, avendo un ascolto, devo dire, molto diciamo, partecipato da parte del Comune, sia dall'assessore Viviani che dall'assessore Raspanti, ma gli uffici stessi insomma, l'hanno diciamo, inserita come una possibilità. È chiaro che le difficoltà ci sono, perché serve una legge ad hoc. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci deve essere una graduatoria parallela, cioè, che d'altra parte va incontro all'emergenza, perché è chiaro che... diciamo situazioni emergenziali devono avere risposte emergenziali. Se si pensa di trattarli come i casi che c'erano prima, che erano sicuramente un terzo o un quarto di quelli che ci sono ora, è chiaro che non se ne esce. Quindi su questa cosa l'abbiamo proposta, ottenuto ascolto. L'altra cosa sulla quale abbiamo ottenuto ascolto è il fatto di ragionare su altre aree oltre a quella già individuata, perché se noi abbiamo chiesto specificamente, secondo diciamo, gli uffici del sociale del comune di Livorno, qui stiamo parlando di Livorno, qual è lo zoccolo duro delle famiglie in difficoltà, c'è stato risposto intorno ai 500, ok? 500 famiglie, si sta parlando di 1500 Livorno, città, sì. Ok? Quindi è evidente che anche se sono moduli di 12 alloggi moltiplicato 3, cioè certo 500 persone, no? 500 famiglie non le metti a regime. Però è anche vero che una volta fatto il bando e trovato il format, cioè mettercene un'area o due o tre, a parte la spesa che ci hanno detto che grosso modo ogni modulo va intorno ai 200.000 euro, quindi non si sta parlando di pochi soldi. Cioè, modulo, parlo del modulo AU dove ci sono circa 6 diciamo, unità abitative, che se si va a vedere, voglio dire, se un'unità abitativa a 200.000 euro è un buon prezzo, no? Non è che si possa criticare questa cosa, però è anche vero che comunque sono 200.000 euro che o vengono da parte della regione oppure dello Stato, e il progetto è stato approvato, non ancora finanziato, ma approvato in una delle varie diciamo, linee di finanziamento che sono state messe a disposizione degli enti locali, e quindi abbiamo suggerito l'allargamento di questo, di questa soluzione. E l'altra cosa sulla quale ci siamo molto battuti è la mappatura, e questo fa parte anche del documento nazionale che abbiamo presentato insieme alle confederazioni, perché l'elemento importante di quella manifestazione è stato che erano i sindacati degli inquilini, da Unione Inquilini, SICET, UNIAT e SUNIA, a CGL, CISL e UIL. Tutti insieme, insomma, tutti c'è insieme, c'è stata una grossa unità che secondo me ci ha reso forti, e diciamo... abbiamo richiesto che ci fosse un'attenzione particolare, partendo anche dal fatto che le famiglie sono profondamente impoverite, anche oltre che dalla perdita del lavoro, anche dalle forme del lavoro. Certo. Infatti ieri, a seguito della seduta sul documento di finanza nazionale, ci sono state le dichiarazioni del nostro segretario Landini, il quale fra le varie cose esortava interventi sulla casa, sul costo delle bollette, dell'energia, ma la modifica anche delle forme di lavoro, perché è un elemento di gravissimo indebolimento. Per questo abbiamo ritenuto insufficienti le misure dei 5 miliardi di euro, perché se si deve affrontare un ventaglio di problemi come questo, ci vuole le leggi e i finanziamenti. E ne riparleremo, però ecco, sul fronte famiglie, Giulia Biagetti, situazioni sicuramente che si vengano a creare, situazioni magari già pregresse, ma anche di famiglie che si sono trovate da un momento all'altro, vuoi la pandemia, vuoi la situazione del mercato del lavoro che viene a mancare, in grave difficoltà.
come possono essere accompagnate e se riescono sempre ad avere chiaro anche il percorso a loro aiuto, se non altro per ritardare magari certe situazioni di sfratti o comunque insomma di gestirli al meglio. C'è questa consapevolezza e comunque il ruolo della CGIL in questo qual è? Certo, appunto, sicuramente una difficoltà che abbiamo in questo momento è quella che si sono accavallati gli sfratti, diciamo, che erano stati bloccati appunto fino a dicembre del 2021 insieme a nuovi sfratti. Ci ritroviamo anche con situazioni molto difficili, magari degli sfratti che partono solamente anche con solo 2 mesi di morosità. E appunto la difficoltà è quella di avviare un percorso, è comunque un percorso di qualche mese che passa davanti al tribunale, che passa davanti a una convalida e da lì appunto però insieme agli uffici casa possiamo attivare degli strumenti. L'attività che noi facciamo è anche quella di informazione da una parte agli inquilini appunto sugli strumenti che la norma e che i comuni mettono a disposizione e dall'altra ai proprietari per incentivare l'utilizzo del canone concordato, perché sicuramente questa è un'altra chiave importante, tanto che fra le proposte che abbiamo fatto è quella di levare le agevolazioni come la cedolare secca sui contratti a canone libero. Il canone concordato che quindi in territori come la città di Livorno, la città di Piombino e quella di Rosignano e di Colle Salvetti che sono ad alta densità abitativa vengono regolati da accordi territoriali, possono garantire delle agevolazioni ai proprietari e anche degli affitti più congrui agli inquilini che vanno appunto ad occupare quegli immobili. Quindi la campagna di informazione che noi facciamo è importante. Un altro grande tema che però appunto abbiamo è quello degli immobili vuoti, perché se da una parte chiediamo che la nuova edilizia residenziale pubblica sia quantomeno il più possibile vicina all'idea di consumo zero di suolo, da quell'altra parte bisogna che gli alloggi vengano fuori e quindi è quella di riutilizzare anche degli alloggi vuoti degli enti pubblici ma anche di privati, pensiamo per esempio agli alloggi dell'INPS o a altre situazioni anche che abbiamo in questa città ed è necessario che vengano ripristinati e messi a disposizione della collettività. Come così un'altra misura importante è quella di agevolare in tempi rapidi i ripristini della stessa ERP, quindi insieme a Casalp, quindi l'ente gestore che gestisce per tutta la provincia di Livorno gli immobili di edilizia residenziale pubblica che vengono messi a bando, chiediamo che questi ripristini siano veloci. Ci sono sicuramente delle misure anche per diciamo, prevenire occupazioni senza titolo, quindi Casalp comunque ha fatto dei passi avanti negli ultimi anni su questo, però anche a volte le qualità dei ripristini non agevolano poi l'ingresso in tempi rapidi di nuovi inquilini. Quindi questo è un tema importante, anzi sfruttiamo anche l'occasione per ricordare che durante quest'anno avremo diversi bandi, fra poche settimane crediamo che possa uscire il bando di alloggi a canone agevolato per il comune di Livorno, avremo a ottobre più o meno il nuovo bando integrativo dell'ERP e abbiamo un'altra misura che comunque è importante per quanto le risorse non siano sufficienti per rispondere a tutte le richieste che ci sono state, è il contributo affitti. Tanto che appunto abbiamo richiesto anche il rifinanziamento di quell'importante misura, perché comunque è un aiuto che gli inquilini possono avere in più. Quindi insomma, le misure sono diverse e poi ecco, come avete sottolineato, la necessità anche di avere una sorta di mappatura di quell'edilizia pubblica a disposizione, che molto spesso anche nella nostra città vediamo insomma, questi edifici vuoti e a livello del sindacato c'è questa unità, questa compattezza proprio per chiedere a gran voce che possano essere utilizzati in una situazione di emergenza come quella degli sfratti, che è insomma, essenziale. Sì, infatti questo è uno dei suggerimenti che diamo continuamente, perché in realtà il fatto che ci sia l'abbandono di un bene pubblico, possiamo considerarlo un danno all'erario? Cioè se io trascuro un immobile al punto di portarlo diciamo, a un degrado che lo rende inabitabile e poi al momento in cui lo metto sul mercato ce lo metto in quelle condizioni, prendiamo l'INPS, ma non è il solo, INAIL e tanti altri enti hanno diciamo, una serie di immobili,
Quando poi dietro diciamo, suggerimenti o leggi, per esempio l'INPS ha avuto una cosiddetta cartolarizzazione per cui alcuni immobili sono stati venduti principalmente a coloro che ci stavano dentro con uno sconto diciamo, anche importante, no? Ma quando poi si degradano, ne dico uno per tutti, quello dell'INPS dietro ai quattro mori, la nostra città. Cioè, se ci affacciamo sulla Darsena Sì, Medicea, no? Sulla una zona Fortezza Vecchia, poi caratteristica, giriamo le spalle certo. e lì c'è un immobile fatiscente abbandonato. E gente, come abbiamo descritto, con questi problemi. Cosa può fare il sindaco? E capisco, ha fatto un sindaco solo, ed è stato il sindaco di Milano. Hanno ingiunto ai proprietari di mettere in ordine l'immobile, facendo leva sulla sicurezza. E questo significa che se la sicurezza non viene garantita, il sindaco, come garante della sicurezza dei cittadini, può intervenire e fare un recupero forzoso che poi però dovrà essere in qualche modo, no, restituito all'ente che interviene. Quindi la mappatura è importantissima. Bisognerebbe, cosa che non è avvenuta perché ho letto adesso la bozza, che nella riforma del catasto ci fosse anche un modo per individuare questi immobili, perché oggi non c'è. Ti devi mettere lì, li devi scorrere uno a uno, pensiamo alla Andare a città, cercare, insomma. cioè li devi cercare e non è nemmeno semplice perché non sono banche dati direttamente fruibili, no? Quindi il comune stesso ha difficoltà, tante volte le abbiamo chiesto. Ma togliamo le banche, cioè, le banche perché non trascuriamo i proprietari che perdono la casa all'asta. Molto spesso non recuperano nemmeno il debito che è stato contratto. No? Ci sono delle procedure, una di queste si chiama saldo e stralcio, che consente, diciamo, al moroso di avere una sorta di fiducia, no? Perché possa rientrare nel debito contratto, però questa fiducia deve essere certificata da una commissione. Abbiamo ottenuto qualche rarissima situazione in questo modo, ma è l'unica cosa che c'è per i proprietari di immobili. Solo il Comune di Livorno, solo, ha una piccola cifra inserita proprio nel fondo per, diciamo, per l'aiuto agli sfrattati, di grosso modo fra i 100 e i 200 mila euro per andare incontro anche a questo genere di utenza. Questo è venuto grazie alle nostre sollecitazioni, che abbiamo più volte richiesto a questo fondo. Qualcuno viene salvato, ma si parla di, diciamo, una piccolissima, basta andare sui siti delle aste e si vede cosa c'è. Fortissime su Piombino le aste e su Livorno, meno in provincia. Giulia Vegetti, un'ultima domanda, ma riproporre un altro blocco degli sfratti secondo lei è possibile? Diciamo che la richiesta che abbiamo fatto è quella di far sì che gli sfratti vengano fatti in maniera graduale, quindi non si può pensare, diciamo, di agire come è stato fatto ora, quindi di Riprendere riprendere gli proprio sfratti appieno. tutti insieme come ora, ma appunto darci modo anche come organizzazioni sindacali che supportiamo i nuclei familiari Certo. che appunto hanno degli sfratti in corso, di affrontare questa situazione in maniera graduale, Gradualmente. quindi anche i comuni che possano erogare le risorse. E appunto un altro appuntamento poi importante che abbiamo quest'anno è anche, almeno nella città di Livorno, il piano operativo. E anche per affrontare un'idea di emergenza, l'idea di emergenza abitativa, un'idea di città, è importante questo strumento e quindi avere una città dove ci siano degli alloggi popolari a misura di donne e anche dove i giovani possano ritornare a vivere nel nostro territorio. Ringraziamo davvero Patrizia Vila e Giulia Biagetti per questo loro contributo. Abbiamo parlato di un tema essenziale, fondamentale anche per il territorio di Livorno, l'emergenza abitativa, emergenza sfratti e sicuramente avremo modo di riparlarne e aggiornare sulla situazione anche nei nostri telegiornali. Comunque, tanto grazie davvero per questo vostro intervento. Grazie a voi.